Buonasera a tutti, mi presento, sono Alberto D'Incà, sono professore di storia della Chiesa antica presso il Seminario Arcivescovile di Venegono, insegno anche storia della Chiesa antica e patrologia presso il seminario, lo studio teologico interprovinciale Laurenzianum dei frati minori cappuccini di Milano e insegno anche patologia premicena presso lo studio teologico missionario del PIM di Monza. Vorrei innanzitutto, dopo questa sintetica presentazione, ringraziarvi, ringraziare tutti voi che ascolterete la mia voce, spero di non annoiarvi troppo, purtroppo non possiamo incontrarci di persona, spero un giorno di poter venire presso la vostra parrocchia di Varese. Per poter parlare, confrontarci, conoscerci, ecco, magari di persona, sicuramente meglio rispetto a un video. Prima di cominciare vorrei però ringraziare Don Marco Paleari, per la sua amicizia, soprattutto per la sua fiducia e per la richiesta che mi ha fatto parlare di un tema particolarmente importante, un tema attuale, molto attuale, che è il tema della morte, ma della morte per pandemia, per malattia, ecco, nelle origini cristiane. Un tema sicuramente scottante, di grande attualità, che però appunto può essere indagato sotto molte sfaccettature. Io proverò a indagare questa tematica appunto per quel che mi compete, prendendo come spunto un testo molto interessante, molto breve, scritto intorno al 252, sono passati quasi 1800 anni dalla redazione di questo testo, da un grande vescovo, Cipriano di Cartagine, vescovo di una città attualmente in Tunisia, e scopriremo che cosa questo vescovo ha da dirci rispetto alla tematica di partenza. Innanzitutto, che cosa appunto può dirci questo testo? È un testo che, come ogni altro testo delle origini cristiane, non deve necessariamente essere calato all'interno di un contesto, del contesto in cui esso stesso fu prodotto e del contesto in cui visse il suo autore, appunto il vescovo Cipriano di Cartagine. Cipriano era una personalità fondamentale, una personalità già nota nel mondo antico, soprattutto per la sua rapidissima carriera. Cipriano nasce agli inizi del III secolo da una famiglia pagana. Si converte, sembra in tarda età per il tempo antico era probabilmente intorno ai 40-45 anni, e ha una carriera fulminea. Diventa presbitero e nel 248, quindi pochi anni prima di aver scritto questa operetta, diventa vescovo di Cartagine. Sarà vescovo fino al 258 per 10 anni, perché nel 258 affronterà e subirà il martirio l'Africa del Nord, come altre regioni dell'impero, era in quel periodo flagellata dalla persecuzione. Proprio nel 250 comincia la cosiedetta persecuzione per editto, cioè una persecuzione generale che colpisce con particolare violenza i cristiani. Cipriano sarebbe fuggito durante quella persecuzione, sarebbe poi ritornato a Cartagine per continuare ad esercitare il ministero episcopale e sarebbe morto nel 258 a causa di un'altra persecuzione scatenata da un altro imperatore romano, Valeriano. L'impero ancora, non siamo ancora appunto con Costantino, è un impero ancora pagano, un impero che perseguita appunto a partire da Decio a livello generale i cristiani. Ma Cipriano non deve affrontare solo il rischio della persecuzione che lo avrebbe poi condotto al martirio. Cipriano vive un periodo particolarmente complicato anche dal punto di vista politico e militare. È il periodo, quello del III secolo, della cosiddetta anarchia militare.
governi che si susseguono, colpi di Stato, potremmo dire, per usare una terminologia a noi nota, che si susseguono incessantemente, che rendono dunque il clima politico instabile e soprattutto il clima politico è deciso, definito dagli eserciti, dai militari, quindi un clima teso anche da un punto di vista sociale. Cipriano vive la persecuzione, abbiamo detto, e all'interno della Chiesa vive anche lo scisma. Sarà Cipriano stesso a rompere i rapporti, ad esempio, col vescovo di Roma, pochi anni prima della sua morte, per una questione grave come quella della reiterazione, della ripetizione del battesimo. Un clima teso anche da un punto di vista ecclesiale, quindi. Un clima teso e particolarmente grave per la sua opera, per lui, ma anche per i cristiani che gli erano stati affidati a causa della peste, della malattia, della pandemia. E qui appunto possiamo aprire il nostro discorso. L'Africa del Nord, Africa romana, che dicevamo in parte essere cristiana, perché ancora l'impero non è un impero cristiano, viene flagellata a partire dal 251. 253, quindi pochi anni dopo l'episcopato, l'inizio dell'episcopato di Cipriano a Cartagine, e fino al 269, quindi a più di 10 anni dalla sua morte, l'Africa del Nord, dicevo, viene flagellata dalla pestilenza, una pestilenza che Cipriano appunto avrebbe descritto con particolare crudezza in questa piccola opera, Il De Mortalitate, sulla condizione mortale dell'uomo. Perché Cipriano si sente chiamato durante il suo ministero episcopale a dover dedicare parte delle sue energie e un'opera giunta fino a noi a risolvere il problema della pestilenza, o meglio, ad affrontare, a cercare di risolvere per il gregge che gli era stato affidato il problema della pestilenza. Cipriano, come i cristiani che vivono con lui il suo tempo, ha una consapevolezza: il mondo sta arrivando alla fine, il mondo è invecchiato, tema tipico anche di letteratura classica, non necessariamente cristiana, e il mondo mostra tutti quelli che sono i segni della sua oramai imminente fine. Uno di questi è proprio la pestilenza. La pestilenza però sta mettendo a dura prova i cristiani, sta mettendo a durissima prova il gregge che era stato affidato a Cipriano. Cipriano dunque è obbligato e tenuto a intervenire, a scrivere per confortare la fede dei cristiani, una fede che stava rapidamente venendo meno proprio per il clima di grande incertezza, di grande pesantezza che stava vivendo appunto tutta la Chiesa cristiana dell'Africa del Nord, ma in particolare appunto proprio a causa di questa pestilenza. I cristiani vacillavano di fronte a una pestilenza che colpiva tanto la comunità dei fedeli in Cristo quanto la comunità dei pagani. I cristiani non solo venivano interrogati, ma la loro fede in Dio veniva minata, nel Dio buono, che invece di proteggere i cristiani rispetto ai pagani, in qualche modo non aveva alcun tipo di, possiamo dire, validità, alcun tipo non dava alcun tipo di protezione, ai cristiani nei confronti dei pagani, che morivano esattamente tanto quanto, se non di più, dei pagani. Ecco dunque che Cipriano si rivolge ai cristiani che vengono colpiti dalla pandemia. Come vi dicevo prima, è un tema particolarmente attuale perché anche le nostre comunità, molti preti, ma anche molti fedeli sono stati colpiti, sono state colpite le comunità, sono stati colpiti i fedeli, i singoli, dalla pestilenza contemporanea, dalla pandemia appunto del Covid. C'è un tema centrale per Cipriano, che è quello della solidità della fede anche durante un momento così grave, così critico come quello della pestilenza. Tutti i 26 capitoli che attraversano questa sintetica opera sono capitoli
che di fatto vengono dedicati a rinsaldare la fede vacillante dei cristiani. C'è un detto molto penetrante, molto bello, che Cipriano dedica a questa tematica, quella della fede, che di fatto è identificabile come il tema portante di tutta l'opera, perché si dipana, viene affrontato e sviluppato da Cipriano in tutti i 26 capitoli dell'opera. Così si esprime nel dodicesimo capitolo del De Mortalitate Cipriano. La fiducia nei beni futuri deve far disprezzare ogni sofferenza derivante dai mali presenti. La fiducia, quindi la fede, che si trova a vivere, che si trova a essere vissuta più che a vivere, entro una duplice polarità. I beni futuri, che però ancora non ci sono, e devono fare i conti con il male presente, il male del morbo, che colpisce in modo violentissimo tanto i cristiani quanto i pagani. Partiamo dal primo aspetto, dal primo, possiamo dire, indice, dal primo elemento che possiamo desumere da questa sintetica citazione, i mali presenti. È incredibile come nel quattordicesimo capitolo di quest'opera, del De Mortalitate, Cipriano descriva con una crudezza e con una verosimiglianza davvero quasi agghiacciante gli effetti fisici della peste che colpiva appunto il proprio gregge. La peste, nel capitolo 14, di cui adesso vi darò una sintetica lettura, tanto per fare capire di cosa effettivamente si sta parlando, questa peste colpisce in modo violentissimo i cristiani. Sentite che cosa scrive Cipriano. Adesso il fatto che il ventre dissolto nella diarrea dissipi le forze del corpo, che fin dal profondo delle ossa l'infezione divampi provocando ferite nella gola, e si espanda ribollendo, che gli intestini siano scossi dal vomito continuo, che gli occhi ardano per la violenza del sangue, che i piedi oppure le membra di alcuni siano amputati a causa del contagio della malsana cancrena, che a causa di questa perdita oppure di questo danneggiamento di parti del corpo, mentre la debolezza si insinua dappertutto, il passo si è indebolito, l'udito si è offuscato, la vista precipiti nelle tenebre, tutto ciò è utile a testimoniare la fede. È una descrizione, come vi dicevo, particolarmente cruda. Cipriano non usa mezzi termini per descrivere quelli che sono effettivamente le conseguenze raccapriccianti e violente del contagio, del morbo, appunto della peste. Tutto ciò però non è la fine, non è per la sventura dell'uomo, ma capita perché è utile a testimoniare la fede. Per Cipriano dunque anche il male più assoluto, il male più doloroso, il male più pesante, più potente, diventa occasione per poter rendere testimonianza della propria fede. Un altro problema, un altro male del tempo presente per Cipriano è l'impossibilità che a lui viene rinfacciata da alcuni cristiani, membri della comunità di Cartagine, l'impossibilità di conseguire quella che era la palma per eccellenza, l'obiettivo per eccellenza di un cristiano che vive in un impero, in un mondo pagano, a lui ostile, ovvero il conseguimento del martirio. Molti cristiani d'Africa, infatti, lamentavano, e Cipriano lo ricorda in modo costante, in modo pressante, lamentavano che il morbo aveva reso impossibile testimoniare con il sangue la propria fede. Aveva reso impossibile diventare martiri. Cipriano lo ricorda platealmente nel capitolo 17. Cipriano però risponde che il martirio è una grazia che solo Dio può concedere, e che Dio chiede prima di tutto la fede, non il sangue. Questa è proprio l'espressione che Cipriano usa nel capitolo 17. Dio chiede la fede, non il sangue.
Altrimenti, sostiene Cipriano, avrebbe chiesto il sangue anche di Isacco, anche di Abramo, anche di Giacobbe e dei patriarchi, ma ai patriarchi ha richiesto la fede, come chiede la fede appunto ai cristiani, a lui contemporanei. Cipriano rimette in discussione dunque anche il tema centrale del martirio, centrale non solo nella sua teologia, ma in tutta la riflessione teologica dei padri e degli autori cristiani antichi pre-costantiniani. E Cipriano mette in discussione questo tema se questo tema rischia di porre la fede in Dio in disparte, in secondo piano. Abbiamo anticipato altri due problemi che Cipriano appunto è tenuto ad affrontare. Il primo, problema scottante, il morbo colpisce tanto i pagani quanto i cristiani. Una questione potremmo dire universale, una questione, usando un termine tecnico, di teodicea. La questione sull'origine del male, in rapporto alla bontà di Dio. Perché i cristiani non vengono risparmiati da un Dio che si pretende buono, ma periscono, come dicevamo anche prima, se non peggio, dei pagani? E qui la risposta di Cipriano è magistrale. La comunanza tra cristiani e pagani, tra giusti e ingiusti, è totale. Cristiani e pagani condividono infatti la stessa condizione creaturale, mortale, corporale, potremmo dire, ma non condividono lo stesso destino. Il cristiano è uguale agli altri uomini. Questa è una grandissima intuizione di Cipriano, anche se appunto il destino del cristiano non è lo stesso, ma non è né superiore né inferiore ai pagani. Ci terrei a leggere brevemente parte del capitolo 8. Infatti a certuni, scrive Cipriano, suscita difficoltà il fatto che il contagio di codesta malattia, cioè della peste, colpisca i nostri fratelli e i pagani in modo uguale e senza distinzione, come se il cristiano dovesse credere a patto di essere immune dal contagio dei mali, di godere felicemente del mondo e non di preservarsi per la gioia futura, dopo aver sopportato qui tutte le avversità. Turba alcuni il fatto che questa epidemia sia comune a noi e agli altri. Infatti, che cosa c'è in questo mondo che non sia in comune a noi e agli altri, finché resta comune ancora questa carne, secondo la legge della prima nascita? Finché siamo qui nel mondo, siamo uniti al genere umano dall'uguaglianza della carne, ma siamo separati nello spirito. Per Cipriano l'uomo è uguale all'altro uomo, che sia pagano, che sia cristiano. Quanto abbiamo da imparare anche oggi da parole di questo tipo? Quanto abbiamo da imparare? Quante volte abbiamo sentito anche cristiani che pensavano di essere immuni perché professavano la propria fede in Cristo, quasi che appunto la partecipazione alla stessa fede, agli stessi sacramenti fosse una sorta di amuleto magico che protegga, appunto, che protegge i cristiani anche da un morbo come può essere il nostro, il Covid. Cipriano dice no, non è assolutamente così, l'uguaglianza nella carne, ma un destino per il cristiano chiaramente diverso. E poi dicevamo il quarto, scusate, male del tempo presente, dopo la cruda descrizione della peste, dopo la necessità di dover rimandare il martirio, se non appunto di evitarlo, dopo la questione scottante della teodicea, l'approssimarsi della fine del mondo. Il mondo è malato, il mondo vacilla perché ha superato già la sua vecchiaia e la pestilenza non è altro che un segno della fine ormai imminente e inesorabile. Ma ricordiamo appunto la citazione precedente, la fiducia nei beni futuri deve far disprezzare ogni sofferenza derivante dai mali presenti.
Insieme ai mali presenti, Cipriano infatti elenca, analizza, esamina, espone ai cristiani la cui fede sta vacillando quali sono i beni futuri che attende appunto chi crede in Cristo, che attendono chi crede in Cristo. Innanzitutto, la vera patria del cristiano per Cipriano non è quella del mondo, ma è il regno. Il regno per Cipriano è la vera patria per il cristiano. Cipriano nel capitolo 26, l'ultimo capitolo di questa opera, così si esprime: Patriam nos nostram paradisum computamus. Noi cristiani chiaramente riteniamo che la nostra patria sia il paradiso. Torna qui dunque un tema carissimo non solo a Cipriano, ma a tutta la riflessione cristiana, teologica del cristianesimo delle origini, del cristianesimo pre-costantiniano, prima cioè che il fatale abbraccio tra l'impero romano e il cristianesimo avesse in qualche modo spento queste riflessioni. La condizione del cristiano nel mondo è comunque una condizione fuori dal mondo. La vera patria del cristiano non è il mondo, ma è il regno. Il cristiano vive una condizione di pellegrino, parokos, da cui deriva parrocchia, paroichia, straniero residente. Il cristiano è un vero e proprio straniero rispetto al mondo in cui vive, la condizione di estraneità del cristiano. Questo per Cipriano è un bene, perché il mondo che sta appunto terminando, il mondo che sta finendo, in realtà è il mondo, il campo di Satana. E qui Cipriano, nei capitoli 22 e 24 soprattutto, ma anche questo è un tema che torna un po' in tutta l'opera, presenta il mondo come appunto campo di Satana, come il campo in cui agisce effettivamente il male, costantemente, continuamente. Cipriano si dilunga in descrizioni che adesso noi non possiamo richiamare, attraverso una terminologia che appunto alle nostre orecchie può sembrare una terminologia decisamente particolare, una terminologia anche strana. Il mondo come campo di Satana, il mondo come entità malvagia, cattiva. È però la terminologia tipica di un periodo ben connotato. Il cristianesimo, in quanto minoranza, vive schiacciato, come abbiamo visto, dalle persecuzioni e adesso dalla pestilenza. Queste persecuzioni schiacciano appunto il cristiano nell'attesa che il mondo finisca. Questa sorta, possiamo dire, di tensione, questa sorta di dualismo tra mondo e regno, è un dualismo che proprio l'epidemia può risolvere. L'epidemia dà al cristiano la possibilità di affrettarsi verso il regno, di compiere quel passaggio che è necessario verso quello che Cipriano stesso definisce come bene futuro, di raggiungere il regno, di ottenere un martirio diverso da quello sperato, anche se non per questo meno vero, oppure di dimostrare appunto un reale cambiamento di vita. Di questo parleremo tra poco. La morte, e questo è il terzo punto affrontato da Cipriano, che Cipriano in qualche modo comprende in quelli che egli chiama i beni futuri, la morte è dunque un passaggio necessario da attendere con fiducia, da attendere con fede e senza lamenti, nemmeno per la morte e per la dipartita dei propri cari, perché la morte spalanca la porta appunto al regno e dunque all'incontro con Cristo. Cipriano avrebbe descritto soprattutto questa dinamica nel capitolo 22, ma come dicevo prima è un tema che sostanzialmente ritorna, ecco,
un po' in tutto il libro, un po' in tutta l'opera di Cipriano. Dunque, i beni futuri, che sono sintetizzabili nel raggiungimento del regno, in realtà per Cipriano vengono descritti sì nel regno, ma anche nella stessa morte. Chi avrebbe più il coraggio oggi di vedere la morte come un aspetto positivo? Cipriano è in grado però appunto di rincuorare, di confortare, di consolare il proprio popolo, il proprio gregge che era subissato dalle vessazioni, dalle persecuzioni, ma soprattutto dalla peste, dalla morte, dalla sofferenza fisica. E poi questa tensione tra mondo e regno, che a noi sembra veramente strana, sembra davvero particolare, ma è una tensione appunto che trova proprio il proprio motivo di essere non solo nell'attesa del regno futuro, ma anche e soprattutto nell'uso di una terminologia che appunto affonda le radici in un periodo davvero molto grave per la vita dei cristiani. Che ruolo ha dunque la fede per Cipriano in questa tensione che abbiamo visto svilupparsi in modo costante tra quelli che abbiamo elencato come i mali presenti e quelli che Cipriano indica come i beni futuri. Siamo partiti da quella citazione del capitolo 12. Qual è per Cipriano dunque il ruolo della fede? Che dicevamo all'inizio di questa nostra brevissima conversazione, essere un po' il tema portante, il tema che è in grado di unire tutti i capitoli di questa sintetica di questa breve opera. Che ruolo ha soprattutto la fede in un contesto così pesante, dettato dalla irrefrenabile diffusione del contagio e della malattia? Ritengo che la fede per Cipriano in questo contesto possa essere sintetizzabile in tre aspetti nodali. Il primo è questo: tutti, ma effettivamente proprio tutti gli eventi della storia, compreso anche ciò che in apparenza potrebbe sembrare più lontano dal volere di Dio, cioè il male, tutti gli eventi della storia, anche i peggiori, se riletti alla luce della fede, hanno per Cipriano un ruolo in un piano che è stato appunto predisposto da Dio. Ne consegue che gli eventi, anche i peggiori, come abbiamo visto, non possono essere così sbrigativamente giudicati, sbagliati, ma devono sempre essere interpretati. Dio si serve di tutti gli eventi della storia dell'uomo per parlare all'uomo. E qui permettetemi una piccola, breve nota. Cipriano non potrebbe essere più lontano dall'idea di una fede spesso fatta semplicemente di legalismo, di ciò che è giusto o che ha sbagliato a priori. No. Cipriano dice che anche l'evento peggiore, anche quello che ai nostri occhi può essere l'evento peggiore, più sbagliato, più doloroso, più faticoso da capire, da accettare, da affrontare, è stato predisposto da Dio, non perché il male derivi da Dio, ma perché Dio riesce attraverso questo evento a parlare comunque all'uomo. E dunque il secondo punto nodale di come Cipriano intende la fede in questo contesto dinamico di tensione tra beni futuri e mali presenti è il carattere profetico della fede del cristiano, che appunto vive nella storia, non al di fuori di essa. La parola di Dio, dice Cipriano al capitolo sesto del De Mortalitate, è sicura ed eterna per i credenti. La storia e il mondo, pur con tutte le storture che caratterizzano entrambi, e Cipriano, appunto, lo abbiamo visto, ne elenca numerose, anche di particolarmente dolorose e crude. La storia e il mondo rappresentano dunque il luogo teologico per eccellenza in cui Dio si manifesta. È una rilettura dell'incarnazione, se vogliamo. La parola di Dio, Cipriano dice, è sicura ed eterna per i credenti. La parola di Dio è lo strumento per interpretare gli eventi proprio alla luce della fede. E non è un caso che Cipriano, in tutti
il corso dell'opera, spesso continua, si ripete, si dilunga nell'elencare tutti i modelli biblici cui il cristiano deve fare affidamento, cui il cristiano deve fare appello per mantenere salda la propria fede e contrastare, uso qui un'altra terminologia tipica di Cipriano, le lusinghe del mondo. La fede di Abramo, la fede di Isacco, la fede di Giobbe, ad esempio, la fede di Paolo di Tarso, fino alla fede di Cristo, sono tutti modelli attraverso cui il cristiano può vivere qui e ora anche i mali peggiori della storia. La storia, alla luce della fede, riletta grazie allo strumento della parola di Dio, diventa per Cipriano un luogo teologico in cui Dio stesso si manifesta e può chiedere addirittura un martirio quasi insperato per i fedeli che appunto lo attendevano per coronare la propria esistenza. Permettetemi una seconda nota. Come prima ho detto, Cipriano propone una fede contro il legalismo, qui Cipriano propone una fede che è davvero lontanissima da quello che noi possiamo definire come devozionismo, che purtroppo è molto diffuso anche oggi e che ha questo peccato originale. Il devozionismo spesso pretende di fare a meno della storia. Ed è molto rischioso questo, Cipriano ci mette in guardia da questo. La storia è un luogo teologico, Dio si manifesta attraverso la storia. Il terzo punto nodale che ci permette di comprendere appieno in che modo Cipriano intenda la fede e in che modo la fede possa appianare, svolgere, ecco, quella tensione tra mali presenti e beni futuri, Cipriano ci dice nel capitolo 16 un qualcosa di straordinario. Il senso di giustizia di ognuno, se riletto, se vissuto alla luce degli eventi della storia, esamina i sentimenti del genere umano. Citando ancora una volta Cipriano, gli eventi della storia mettono alla prova il senso di giustizia di ognuno. Gli eventi della storia esaminano i sentimenti del genere umano. La fede, per Cipriano, permette di operare bene già nel tempo presente, anche nel corso di una pandemia. Forse a questo punto sarebbe meglio dire soprattutto nel corso di una pandemia. Per affrettare il cammino del cristiano verso il raggiungimento del regno, quel regno che Cipriano stesso avrebbe raggiunto attraverso il martirio, e per saper discernere tra ciò che vale la pena tenere e ciò che vale la pena abbandonare. Per questo vorrei leggervi, e qui desidero anche chiudere la nostra piccola conversazione, più che una conversazione è un monologo, ma ripeto quello che dicevo all'inizio, spero davvero di poter conoscere la vostra comunità presto, grazie appunto magari a un invito futuro di Don Marco in presenza. Desidero però chiudere questo mio monologo, diciamo, questo mio intervento leggendovi una pagina del capitolo 16 del De Mortalitate, che spero qui di trovare abbastanza in fretta. Così si esprime Cipriano. Fratelli carissimi, com'è? Qual è? Quanto opportuno è? Quanto è necessario il fatto che codesta epidemia e codesta peste, che sembrano orribili e letali, mettano alla prova il senso di giustizia di ognuno? Esaminino i sentimenti del genere umano. Questo flagello mostra infatti se i sani siano al servizio dei malati, se i parenti amino i loro consanguinei come devono, se i padroni abbiano compassione dei servi malati, se i medici non abbandonino i malati che chiedono loro aiuto, se i violenti reprimano la loro rabbia,
Se gli avidi spengano, almeno per la paura della morte, l'ardore sempre insaziabile della loro folle avidità, se i superbi abbassino la testa, se i malvagi moderino la loro audacia, se per la morte dei loro cari i ricchi elargiscano almeno qualcosa, e almeno in questo modo facciano doni perché sono destinati a morire, senza lasciare eredi. Anche se questa circostanza funesta non avesse recato niente altro, giova moltissimo a noi cristiani e ai servi di Dio per il fatto di iniziare a desiderare volentieri il martirio, mentre si impara a non temere la morte. Chiaramente Cipriano sta qui parlando di un martirio che non è semplicemente un martirio di sangue, un'autorità politica che uccide un cristiano. È un martirio ben diverso quello di cui sta parlando e il cui significato può venire davvero in aiuto anche a noi che oggi viviamo in una società, almeno quella occidentale, dove i cristiani per fortuna non sono più perseguitati. Per noi, riprende Cipriano, codesti eventi sono esercizi, non lutti. Offrono all'animo la corona della fermezza, preparano alla vittoria grazie al disprezzo della morte. Questo è un punto nodale per la riflessione di Cipriano e per il tempo che abbiamo vissuto proprio da un anno a questa parte. Vorrei lasciarvi con questa domanda: quante chiese, quanti cristiani sono stati capaci di discernimento e di cambiamento, come Cipriano chiede nel capitolo 16 di questa opera consolatoria sulla condizione mortale dell'uomo, De mortalitate? Quanti cristiani, quante chiese, noi siamo stati capaci, interroghiamoci su questo, Cipriano ci interroga, di discernimento, di discernere quello che si può tenere e quello che invece va cambiato, gli atteggiamenti che vadano cambiati, una sorta di martirio quotidiano, senza sangue, contro la politica del si è sempre fatto così, una politica, un modo di vedere che, ahimè, appunto, è diffuso anche all'interno, è diffusa anche all'interno delle nostre chiese, di noi fedeli e del nostro purtroppo spesso modo di vivere e di pensare. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi annoiato troppo con questa lettura di Cipriano, dalla quale ho però voluto, cercato, ecco, di riesumare un po', di evidenziare quelli che a mio modo di vedere restano dei punti fermi, già elaborati, già appunto sviscerati da un pastore così importante come Cipriano, in occasione di una peste, in occasione di un morbo così letale come la peste, che sicuramente, nonostante i 1800 anni che ci separano da Cipriano, rende appunto il vescovo di Cartagine un po' più vicino a noi, un po' più vicino a quello che abbiamo vissuto da un anno a questa parte, che purtroppo stiamo ancora vivendo. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi saluto. Grazie, buona serata.